Ciao a tutti e benvenuti. Oggi faccio un tutorial in cui vi farò vedere un altro punto che si riesce a realizzare semplicemente utilizzando i punti di base per il diritto e per il rovescio. Questo che vedete è un punto che viene chiamato punto a scacchiera. Punto a scacchiera ha tantissimi modi, tantissime dimensioni. Io qui userò con il multiplo di 4, vedete, crea questo effetto tridimensionale in cui sembra che la treccettina fa dei passi poi ritorna, vedete, è molto semplice, di buon effetto, può essere utilizzato per un maglioncino, per una sciarpa, il cappellino, qualsiasi campo può essere realizzato. Allora, vedete, poi da entrambi i lati si presenta nel stesso identico modo, quindi non si crea subito un lato, quello sbagliato e quello frontale, vedete? Eccolo qui. Allora, iniziamo. Prima cosa da fare, come sempre, è avviare i punti. Io faccio con il multiplo di 4, quindi ho bisogno di un numero, io faccio 22 maglie. Avvio, la tecnica di avvio, scusate, potete usare quello che preferite, io faccio con quello alla nordica e come sempre qui sotto posso allego, scusate, il link in cui potete scegliere i modi di avvio se avete bisogno e allego anche il link in cui faccio il tutorial per i principianti in cui spiego come fare i punti base, appunto rovescio e per il diritto. Eccoci qui, abbiamo avviato 22 maglie. Iniziamo. Subito dal primo ferro si inizia a creare la scacchiera. Quindi la mia maglia di vivaglio, io non la elaboro, la faccio passare. E parto con prime 4 fatte per il diritto, 2, 3 e 4, vedete, per il diritto normale. Poi faccio 4 a rovescio, 2, 3 e 4, altri 4 per il diritto, 2, 3 e 4, vedete, e poi di nuovo a rovescio e così alterno 4 per 4 tutto il ferro, tutto il primo ferro, vedete. E la ultima la faccio per il diritto sempre, perché così mi aiuta a creare. Ok, possiamo partire con il secondo ferro. Il secondo ferro va lavorato tutto così come si presenta. Quindi la maglia di vivaglio l'ho fatto passare. Vedete, qui abbiamo le prime 4 che sono a rovescio, quindi io faccio a rovescio. Altri successivi 4 si presentano per il diritto, li elaboro per il diritto. Quindi tutto il ferro va lavorato così come si presenta. Il secondo, terzo e quarto ferro. Quindi dovete mantenere, ecco, 4 diritti, 4 per rovescio. Ci vediamo quando avete fatto 4 ferri, mantenendo i punti che si presentano. Eccoci qui, abbiamo fatto 4 ferri, adesso partiamo con il quinto ferro in cui non dovremo fare altro che invertire, alternare, quindi la maglia di vivaglio io la faccio passare senza elaborare e poi vedete qui mi sto ritrovando con 4 tutti per il diritto, quindi ora li devo fare tutti 4 per il rovescio. Allora 1,
2, 3 e 4. Vedete? E qui invece mi ritrovo con 4 per il rovescio e li vado a fare per il diritto. Molto semplice, guardate, 1, 2, 3 e 4. Ok? E adesso stessa cosa, 4 per il rovescio. Qui il numero delle mani varia, dipenderà dai quadratini che vorrete fare, più grandi e più piccoli. Quindi io ho fatto con multiplo di 4, ma si può fare anche con 5, cose, decidete voi. Allora, vedete, qui faccio di nuovo 4 per il rovescio perché così alterno. La ultima maglia, io non ho una regola in cui la faccio ad esempio sempre per il diritto oppure sempre al rovescio, io la faccio seguendo andamento, per così come si presenta. Avere il bordo diritto io lo ho perché la maglia di vaglio, la prima maglia di vivaglio, non la lavoro mai, la faccio passare. Guardate, la sposto semplicemente senza lavorare. Ok, questo mi permette di creare il bordino. Poi, vedete, di nuovo qui ho le mie 4 che ho invertito. Procedo con 4 per il diritto. 1, 2, 3 e 4. Ok, guardate, vedete la nostra, questo è il nostro bordo. E questo il quadratino, la scacchiera che si sta creando, vedete che stiamo alternando. Ora facciamo 4 per il rovescio e poi 4 per il diritto e così alterniamo. Ormai seguiamo come si presentano le maglie per tutto il ferro. Niente, la ultima la faccio così, seguendo come si presenta. Vedete? Vedete che la scacchiera si sta creando. Ora, terzo e quarto la facciamo da soli, seguendo le maglie che come si presentano, ok? Quindi andiamo su per altre due file e ci vediamo. Ferri. Ecco, dopo aver fatto altri due ferri, abbiamo concluso anche il secondo blocco di quadratini. Quindi vedete, qui abbiamo già la scacchiera che si sta creando, vedete, alternando. Quindi, ecco, ora voi andrete a fare questa alternazione in tutta la lunghezza del lavoro che dovete realizzare. Ecco, noi ci siamo fermati a due blocchi. Se voi andrete a fare il nonno, la nonno ferro, dovrete alternare nello stesso modo. Vedete? Ecco, e così fino in fondo. Molto semplice e bello.